tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di un nuovo prodotto. Prima di iniziare a parlarvene però vi chiedo di lasciare un'iscrizione sul nostro canale e di lasciare tantissimi like su questo video e anche su tutti gli altri, capito? L'avete fatto? Aspetta finché non lo fate. L'hanno fatto secondo te? Oggi vi voglio parlare di Razer Leviathan Mini. Lo dico, Razer Leviathan Mini. Si tratta di uno speaker ultra compatto dotato di tecnologia aptX che garantisce una qualità del suono molto elevata, bassi potenti e un volume molto alto. Razer Leviathan Mini si può collegare agli altri dispositivi tramite tre modalità. Uno è il Bluetooth 4.0, oppure abbiamo la modalità NFC, Near Field Communication, oppure attraverso un normalissimo cavo che è compreso all'interno della scatola, un jack da 3.5 mm. Con il jack potete collegarlo a qualsiasi tipo di dispositivo, come per esempio un PC, una console, ma anche lo stesso smartphone. Se non avessero Bluetooth, ma vabbè, sarà uno smartphone dell'età della pietra, immagino. Flintstone, ecco i Flintstone, ti diverti con lo Java, col Dabadaba, col Dabadaba, du. La connessione Bluetooth rimane attiva fino a 30 metri di distanza. Inoltre si appaia molto velocemente con l'ultimo dispositivo con cui era stato appaiato in precedenza. Hai capito? Direi però che è arrivato il momento di andarlo a vedere più da vicino. Ecco qui il nostro piccolo Leviathan Mini, ma Mini dice già la parola e ovviamente so già che non riusciremo a disiscatolarlo perché... Aspetta, aia, voglio la mamma. Ops, vabbè, comunque. Qua dentro, in questa posizione, avremmo trovato il nostro piccolo Leviathan Mini che abbiamo già tolto. All'interno della scatola, inoltre, ci sono dei tamarrissimi sticker che non fanno mai male. Le istruzioni che sono da leggere perché ci sono dentro tante cose utili, ci sono tutte lingue, tutte cose tranne l'italiano. Così potete imparare il polacco, per esempio, potrebbe essere una cosa utile. All'interno troviamo il... caricabatterie da muro nella versione americana, dovrebbe essere questo. Poi, come si... così? Ah no, si chiude qua. Scusate. Si chiude lì e si monta la nostra presa. Altrimentamente... How do you do this coso? Altrimentamente potete montargli anche quest'altro che, se non erro, è la versione Great Britain. Abbiamo sempre all'interno della confezione un porta speaker Bluetooth in cui potete conservarlo con grande amore quando dovete andare a fare i tamarri in giro e soprattutto per esempio se vi aggrediscono per strada, al posto delle pietre nella borsa avete questo e siete già a posto. Poi, dulcis in fundo, in inglese si dice sweet in the end. Sweet in the end abbiamo cavo USB che serve per... a caricarlo, ma abbiamo anche un cortissimo jack da 3.5 mm. Andiamo a vedere inoltre i tasti che compongono il Leviathan Mini. Partiamo da questa parte. Abbiamo il tasto di accensione, l'avevamo precedentemente collegato al telefono di Erika, quindi io schiaccio il tasto dell'accensione e in automatico si è già collegato con lo smartphone di Erika. Facciamo partire Spotify, una canzone tamarra in tema con lo speaker. Eccolo qua. Le tunnel, capito? Qua dietro ci sono i bassi. Proviamo un'altra canzone. Non è il volume massimo, questo è il volume massimo. Basta. Quindi avete sentito che l'audio è molto molto potente. Sotto il tasto di accensione abbiamo il tasto per l'appaiamento, l'appaiazione col Bluetooth. Sulla parte destra invece abbiamo il cavo per metterlo in carica e qua troviamo il jack 3.5. Sulla parte davanti c'è solo il logo Razer e sul lato sinistro c'è il simbolino dell'NFC. In questo modo potete, con i dispositivi che hanno l'NFC, accoppiarli semplicemente avvicinandoli. Nella parte inferiore invece abbiamo questo gommino che serve per non farlo scivolare. Vedete, lo spingo e...
non è che si muova proprio con grande facilità, il gommino fa il suo lavoro. Nella parte superiore invece abbiamo questi tre tasti. Il primo, il più, serve per aumentare il volume, come si potrebbe facilmente intuire. Il meno invece serve per abbassare il volume. Il tasto centrale invece ha tre funzioni che vorrei farvi vedere sul campo. Innanzitutto, facciamo partire una canzone a caso. Ciao Giustino, basta. Allora, io abbasso il volume così. Se lo schiaccio una volta, ho messo in pausa. Se lo schiaccio due volte, passa alla traccia successiva. Se invece lo premo tre volte, tornerà indietro. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è il microfono, che potete vedere in questo mini forellino qui. Allora, io inizio ad ascoltare qualcosa e a riascoltare qualcosa, chiamo la mia assistente che è seduta e mi punta una pistola alla dembia, che è quella con i gommini, ma io ho paura lo stesso. Faccio partire la musica e guardate come cosa succede quando decido di rispondere. Mi stanno chiamando col numero anonimo! Allora, il tastino si illumina magicamente. Schiaccio il tasto. Pronto? Pronto? Abbiamo un po' di eco. Ecco. Se invece schiaccio il tasto verdino in questo momento, metto il muto e diventerà rosso. In questo momento tutto quello che io dico Erika non lo sentirà, ma se Erika parla noi potremo sentirla. Prova, 1, 2, 3, prova. Bau, va bene, ok. Possiamo mettere giù, grazie. Posso mettere giù io? In questo modo ho messo giù, appena ho messo giù la musica è ripartita. Per terminare vi dico che Leviathan Mini può essere collegato a un altro dispositivo identico in modo da avere un suono stereo e poterli piazzare in due parti diverse della stanza e avere così praticamente la discoteca. I vicini so che non saranno contenti, però devo dire che il risultato è assolutamente ottimo. Di questo Razor di questo Razor Leviathan Mini ci è piaciuta particolarmente il design, molto accattivante e tamarro, in pieno stile Razor. Sarete the king of the party, vabbè, questo. L'audio è cristallino ed è molto elevato, quindi avrete la vecchia che inizierà tipo a bussarvi da sotto per farvi smettere. E devo dire che anche con uno solo di questi la potenza è garantita. A differenza di altri speaker Bluetooth, questo Razor Leviathan Mini ha il microfono che vi permette di avere un'esperienza molto più fluida durante l'utilizzo. Ciò significa che se vi stanno chiamando potete rispondere e fare direttamente tutto da qui. Chiudere la chiamata, rispondere e tutto il resto. Infine, la durata della batteria è più o meno di 10 ore in riproduzione, quindi direi ottimo. Tra i difetti che abbiamo riscontrato ce ne sono solo due. Uno è sono i bassi, che possono essere sicuramente migliorati. E poi l'ultima cosa, signor Razor, questo non si illumina. Cioè, guardate questo, che bello che è. Immaginatelo uguale. No, io non sono d'accordo. Cioè, se potessi illuminarsi tutto sarebbe molto più bello. Però vabbè, niente, hanno deciso di non renderlo ancora più tamarro, però tanto è già molto carino così. Il prezzo di questo speaker Bluetooth è di 169,99 centesimi, ve li buco questi 99 centesimi, quindi più o meno 170 euro da listino. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, ve l'ho già detto di iscrivervi al canale, ma ve lo ridico. Mettete tanti like al video, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram, perché è l'unico posto dove potete vedermi mentre sgonfio un materasso gonfiabile. Un bacio, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!